All'interno dell'Xbox Games Showcase di Microsoft, il ruolo di Evaud è stato quello di rassicurare il pubblico sull'esistenza del Colossal Fantasy per Xbox Series X di Obsidian. Un RPG in esclusiva console messo in mano a un gruppo di veterani del genere, che negli anni ci ha abituato a una scrittura eccellente ma affiancata da compromessi tecnici più o meno evidenti. L'annuncio avrà quindi anche l'onere di rispondere all'annosa domanda: che cosa potrebbe fare Obsidian con un budget superiore e una gestione finanziaria diversa? Per il momento però, di Evaud abbiamo visto solo una breve sequenza in computer grafica, forse realizzata con gli asset di gioco, ma incapace di fornirci indizi reali sulla natura tecnica del titolo. Ci ha regalato però diverse informazioni su quello che dovrebbe essere un pezzo forte dell'offerta Xbox, che potrà contare su un immaginario ricco e consolidato. Siamo infatti nel mondo di Yor, alla stessa ambientazione di Pillars of Eternity. Qui una salva di frecce infuocate viene scoccata dal muro di una fortezza e si abbatte su un esercito di soldati scheletrici mentre uno dei dardi penetra attraverso un mucchio d'ossa ambulante prima di tuffarsi in una profonda crepa dove illumina un'antica città sotterranea. È qui che troviamo il protagonista mentre impugna un'arma e prepara la mano sinistra a lanciare un incantesimo, svelando un'impostazione che sembra rimandare, senza mezzi termini, alla serie The Elder Scrolls. Dovremmo quindi avere a che fare con ambienti enormi in un'avventura che ruoterà intorno al rispetto di un giuramento e che potrebbe valere una corona e la fama imperitura del protagonista. Per riuscire nell'impresa ci saranno anche da superare creature che avranno Pillars of Eternity come inevitabile fonte di ispirazione e che andranno affrontati in intensi combattimenti in prima persona. O almeno questo è quanto suggerito dalle offerte di lavoro pubblicate da Obsidian a fine 2019. Non è detto che tutte si riferissero ad Evaud, ma alcune erano dichiaratamente legate al prossimo grande RPG multipiattaforma della compagnia, che dovrebbe quindi includere dialoghi ramificati, un ciclo giorno e notte, scene di intermezzo spettacolari e persino la possibilità di passare in ogni momento al combattimento in terza persona. Gli annunci menzionano esplicitamente la Unreal Engine e rendono scontato il passaggio alla Unreal Engine 5 e a tutte le sue tecnologie legate a poligoni, illuminazione dinamica e sistema di distruttibilità. Di contorno troviamo poi un sistema di animazioni tutto nuovo, audio spaziale di nuova generazione e la tecnologia Niagara pensata per migliorare la resa di stormi di uccelli, sciami di insetti e altre creature che potrebbero popolare ogni angolo del mondo di Yora. D'altronde l'universo Obsidian è una classica ambientazione fantasy piena di continenti, di razze, di culture e di creature, con oltre 12.000 anni di storia alle spalle. Un mondo affascinante che in una nuova veste epica e d'azione potrebbe raggiungere un pubblico enorme, soprattutto se verranno confermati gli altri dettagli emersi da un leak ritenuto piuttosto attendibile. Secondo queste informazioni, ancora tutte da confermare, la mappa dovrebbe essere più ricca e variegata in confronto a Skyrim, con due città enormi e altre più piccole sparse all'interno dell'ambientazione. Non mancheranno però neppure paesaggi suggestivi, in un'area che dovrebbe comprendere la regione delle Living Lands, tra zone selvagge e boss anche molto grandi. Il meteo dovrebbe essere dinamico, con grande attenzione verso l'interazione ambientale, il sistema di illuminazione, l'intelligenza artificiale e una fisica capace di garantire una resa spettacolare degli incantesimi. Sempre secondo lo stesso leak, l'editor per la creazione del personaggio sarà molto sofisticato, si potranno avere compagni durante l'avventura e ci sarà il supporto per le mod, da creare su PC ma pienamente giocabili anche su Xbox Series X. Al momento ci sarebbero circa 100 persone al lavoro sul progetto da un paio d'anni, ma il team dovrebbe essere esteso nei prossimi mesi. Sarà tutto vero? Per scoprirlo bisognerà attendere un bel po', visto che per la data di uscita si parla di un periodo compreso tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. E voi cosa ne pensate? Vi ha entusiasmato l'annuncio di questo nuovo RPG? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace, così da aiutarci a portare sempre più contenuti.